Ciao ragazzi, oggi facciamo una peperonata al forno. Abbiamo lavato dei peperoni e anche qualche patata. Iniziamo a tagliare i nostri peperoni e li taglio in questo modo, perché hanno una cottura diversa dalle patate, quindi li taglio un pochettino più grossi in modo da arrivare a una cottura perfetta per entrambi, sia per i peperoni che per le patate. Adesso iniziamo a tagliare anche le nostre patate, le possiamo tagliare a spicchi come quando le facciamo al forno tranquillamente, o a spicchi o anche in questo modo vanno benissimo. Vi faccio subito vedere. Fatele come volete, o così, o potete farle anche in questo modo a spicchietti. O magari fate degli spicchi e le tagliate a metà e fate dei piccoli spicchi. Insomma, qui non c'è una regola da seguire, le potete tagliare come preferite. Io faccio così e così per quelle piccole e c'ho già i quattro spicchietti. Per quelle un po' più grandi invece taglio sempre così in quattro la mia patata, dopodiché l'avvicino e gli do ancora un taglio in questo modo. Bene, abbiamo i nostri peperoni, abbiamo le nostre patate. Adesso prendiamo due teglie, le mettiamo in due teglie e mettiamo un filo d'olio d'oliva. Forno lo mettiamo a 240 gradi. Basteranno 25 minuti per cuocere questa prelibatezza. Sono veramente squisiti, soprattutto un bel panino classico con peperoni e patate, è buonissimo. Quindi prendiamo due teglie, le mettiamo nelle teglie e mettiamo un filo d'olio d'oliva e un pizzico di sale. Poi alla fine le assaggeremo e aggiusteremo di sale se vogliamo un sapore più saporito, un gusto più forte, quindi lo possiamo aggiungere alla fine quello che ci fa piacere a noi. Ecco fatto, aggiungiamo un pizzico di sale e il gioco è fatto. Un po' di olio l'abbiamo già messo, le trasferiamo in forno, quindi a 230 gradi 25 minuti. Il mio piatto è pronto. Ecco qua, signori. I nostri peperoni, le nostre patate e un ciuffetto di insalata. Bene, è facilissimo, è veloce, poco impegnativo perché mettiamo tutto in forno. Io vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, ragazzi, grazie mille. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale che mi fa veramente piacere quando vi iscrivete al canale e ogni tanto ci scambiamo qualche saluto. Alla prossima volta, ciao a tutti da Francesco. Ciao, raga.